ragazzi, qua Pesci con la Vecchia di Pala, siamo tornati in questo nuovissimo video oggi con il video Cosa ne penso di Benevento Torino, conclusa ieri per 2-2, partita che sinceramente ha convinto molti, me non particolarmente, un punto che alla fine sostanzialmente al Toro serve molto molto a poco. È stata comunque un'ottima reazione, infatti il Benevento si è portato più volte in vantaggio, una volta all'ottavo minuto, però il gol è stato annullato, tra l'altro a Glick, ex capitano del Torino, è stato per anni capitano del Toro, per un fallo di mano. Solo che poi al 32esimo, calcio di rigore procurato su un'uscita di Sigu ai danni di Lapadula che ha scavalcato con un tocco sotto Sigu ed è stato travolto dal portiere Granata. Viola va sul dischetto e spiazza Sigue, quello è il primo gol del vantaggio del Benevento. Dopodiché, nel secondo tempo, raddoppio di Lapadula e il doppio pareggio di Zaza. Il secondo fu poi annullato per fallo di mano di Belotti. Ma poi, al 93esimo, Zaza in spaccata proprio su assist del Gallo, ha messo in porta il gol del 2-2. Un pareggio che sicuramente dimostra una scelta di allenatore con un po' più di carattere, sicuramente, perché è stato. Gianpaolo è stato un allenatore veramente senza un minimo di carattere. Io non l'ho mai visto urlare, penso, nelle nostre live. Io vi invito tra l'altro a seguire le live. Ieri sera, appunto, eravamo in live per Benevento Torino. E potete comunque trovare la live, ve la lascio qua sopra nelle schede. E appunto, io sono molto, molto perplesso. Ci sono dei fattori positivi, appunto, questa rimonta che comunque io non mi aspettavo in primis, e nessuno penso si aspettasse, nessun tifoso del Toro. Tra l'altro è tornato anche Baselli, la cosa mi fa molto sorridere perché secondo me Baselli può essere un giocatore tecnicamente ottimo per andare a rinforzare leggermente il centrocampo. Baselli che viene da un infortunio lunghissimo, ieri è rientrato finalmente in campo sostituendo l'ammonito Carolinetti e ha dimostrato comunque di avere una buona tecnica, un buon gioco e di riuscire a trascinare, tra virgolette, questa squadra. Io penso che comunque serva il passo in avanti, un passo in più, che sarebbe poi la vittoria. Adesso io vi aspetto appunto venerdì sera per la live fra Fiorentina e Torino, fra Torino e Fiorentina, perdonatemi perché si giocherà a Torino, e appunto lì bisognerà fare il passo in più, bisognerà riuscire a vincerla questa partita, perché è una partita importantissima, è la prima del ritorno e sarà un test per vedere cosa riuscirà Nicola. Nicola è arrivato martedì, quindi logico che non ci si può aspettare subito una vittoria, ma è già stata una prova di carattere molto buona da parte della squadra. Non ci si può appunto aspettare per una vittoria, dopo 4-5 giorni che è arrivato. Ma ce la si può aspettare dopo, una settimana e mezza. Quindi secondo me potremmo iniziare a vedere i frutti del lavoro di Nicola già, venerdì sera. Tra l'altro vi ricordo di lasciare un bel like, attivare la campanellina di notifica iscrivendovi. E vi lascio adesso un piccolo spot pubblicitario, dopo continuiamo con le mie valutazioni, parleremo un po' anche delle pecche di questa squadra, che cosa è mancato ieri sera. E intanto vi lascio questo piccolo spot pubblicitario. Ok, dopo questo spot pubblicitario vi invito appunto a esserci il 1 febbraio. Tra l'altro sto iniziando a contattare un po' di persone anche su YouTube per vedere se riesco a fare delle collaborazioni che potrebbero essere molto interessanti, quindi mi raccomando, attivate la campanellina così restate aggiornati. Detto questo, che cosa è mancato alla squadra di ieri?
È mancato sicuramente la concretizzazione, perché ci sono tante, tante, tante palle in avanti. Abbiamo giocato molto offensivamente parlando ieri, però alla fine i gol che abbiamo fatto sono sempre solo due. Quindi tanta, tanta quantità, ma alla fine la tecnica, la qualità è molto poca, molto poca. Ed è proprio qua che viene in gioco il mercato. Perché lì puoi prendere una mezzala che ti può riuscire anche a far tenere Belotti avanti. Belotti è tante tante partite che lo vediamo sempre molto più arretrato rispetto a come eravamo abituati a vederlo negli anni in cui giocava il Toro in generale, giocava meglio, quindi praticamente fino a 2 anni fa, quando eravamo quasi arrivati in Europa League, se non fosse per la sconfitta con Wolverhampton nell'ultima fase preliminare. E invece serviva anche un regista, perché il centrocampo è veramente allo sbaraglio. Un regista come un Torreira che dovevamo prendere quest'estate, ma che alla fine Cairo ha tirato fuori dal cilindro questa frase dicendo che Giampaolo aveva detto che gli bastava Rincon. Io, per quanto Giampaolo non si sia dimostrato un grandissimo allenatore, è un grandissimo allenatore. Col Toro non è riuscito a fare bene, però che comunque si intenda di calcio non c'è dubbio. E non penso che se ce ne accorgiamo noi che Rincon fa schifo come regista, scusatemi se lo dico, però è vero. Se ne accorge anche Giampaolo, quindi dubito che abbia detto così Giampaolo. Mi suona abbastanza strano, Cairo. Non so da dove l'hai tirata fuori questa frase, come te la sei inventata, se te la sei studiata. Ad ogni modo, anche lì un regista servirebbe una mezzala appunto per tenere alto Belotti e dargli palloni importanti e una seconda punta. Si parla proprio di Sanabria. Sanabria, di cui abbiamo parlato ieri durante la partita. Infatti mi è arrivata la notifica sul telefono da diversi siti in cui Sanabria è vicinissimo al Torino per una cifra in teoria attorno ai 12 milioni. In teoria si pensava a un prestito, che è quello che il Torino preferiva, però a questo punto potrebbe addirittura pensare di acquistare Sanabria a titolo definitivo, appunto con una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Secondo me potrebbe essere un buon acquisto, potrebbe essere una buona seconda punta da affiancare al Gallo Belotti, per quanto ieri Zaza abbia giocato bene, però Zaza ti fa una partita su 10-15 giusta e le altre te le sbaglia tutte, e questo l'abbiamo notato col tempo, col passare del tempo. Quindi, secondo me, bisognerebbe appunto fare qualche acquisto sul mercato, perché se voi andate a vedere il mercato delle principali concorrenti, quindi Genoa, Parma, Fiorentina, Crotone, Benevento, comunque tutte quelle squadre di media-bassa classifica che alla fine lottano con noi per la salvezza, in particolare il Genoa ha fatto un mercato pazzesco, si sono rinforzate un sacco. Il Torino è l'unica squadra che forse è una anche di quelle a cui sono stati associati più nomi in questo mercato, ma a cui alla fine non è stato aggiunto nessun giocatore, perché alla fine nessuno è arrivato sostanzialmente. Quindi non so dove voglia arrivare Cairo, visto che siamo al 23 di gennaio e il mercato finisce il primo, appunto, in cui lo vedremo in live dalle 18. Vi aspetto dalle 18 alle 20, 20:30 per parlare del mercato, del fantacalcio, eccetera, come avete detto nello spot. E appunto, manca praticamente 8 giorni, poco più di una settimana, e Cairo non ha ancora comprato nessuno. Come puoi sperare di fare minimo 2, quasi 3, che sarebbero quelli necessari colpi di mercato per riuscire a far salvare questa squadra, perché Nicola non può fare miracoli, cioè non è che se arriva Nicola adesso tutti i giocatori diventano Messi e Ronaldo, cioè i giocatori sono quelli sostanzialmente, quelli che abbiamo, quindi non si può trasformarli in dei campioni, qualche giocatore bisognerebbe acquistarlo, ed è qua che vorrevo chiudere il discorso. Secondo me questo è il cardine che non permette al Torino di far girare la squadra, di riuscire a salvarsi. Io per il momento sono ancora convinto che quest'anno il Torino non riuscirà a salvarsi. Spero che i giocatori mi smentiscano, ma non penso che. Attualmente non penso ce la faranno. Vedremo. C'è ancora tutto un girone di ritorno di 19 partite che seguiremo una per una in live. E quindi io vi aspetto in queste live. Vi aspetto anche giovedì per l'episodio numero 9 della Vanilla di Minecraft. E detto questo, qua vi lascio intanto la playlist della Vanilla di Minecraft. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Un bel like, campanellina e bella ragazzi. Ciao!